Siete contenta ora? Come non vi fate coscienza di attizzare questo fuoco? Di rovinare così una famiglia? Oh, che diavolo dite? Coscienza, fuoco! Mi faccia il piacere, signora. Ma non le date retta, lasciatela perdere. No, mi scusi, ma glielo dica che io non ho fatto altro che obbedire a un preciso ordine di Vossignoria. Ma volete dar conto a lei? A me? No, signora mia, io sono la sua serva. Ma a Dio sì, perché a Dio dobbiamo dar conto tutti. Fuori, in cucina, e fatevi gli affari vostri. No, no, un momento, signora, aspetti. E anche voi qua. L'anima ce l'abbiamo tutti. Servi e padroni davanti a Dio. E non voglio chiacchiere io sul mio conto. Qual è la coscienza, la vostra? Che vedete con questa povera signora piangere lacrime di sangue, patire le pene dell'inferno e... Non è niente, pazienza, lo fra Dio. Questa è la coscienza? Questa, questa. Per chi ha timore di Dio. Ah, allora un uomo vi tartassa, vi pesta, così, sotto i piedi. È Dio, è vero? No, io dico che dobbiamo offrirla a Dio, signora mia. Ma quando mai? Mi scusi, gli uomini si sono presi così di fronte, a petto. Usare la forza con chi è più forte di noi? A piano piano, signora mia, d'accanto e non di fronte. Col garbo e la buona maniera si riportano gli uomini a casa. Eh già, mi piace. È per essere così qua tutte le donne. Gli uomini ho toppe da scarpe ne fanno di noi. Questo è coscienza, la mia signora non può dirlo. È trattata in casa come una regina. Il cavaliere è prudente, la rispetta e non le ha fatto mancare mai nulla. Ma vi volete star zitta? Prudenza, già. Rispetto, abbondanza, la casa piena. E fuori, lui che fa? E la mia pace, e il mio cuore. Guardate dentro voi e quello di fuori. Lo nascondete? La chiama coscienza? Questa al mio paese si chiama nascondere il sole con la rete. Priva degli occhi, signora. Per vostra norma, io la penso in altro modo. Con me non si nasconde nulla. E gli uomini ne hanno a che vedere con me prima. Li faccio tremare. E se potessi scannarli tutti, sarebbe la mia festa. Oh, alle corte, siete venuta voi sì o no a chiamarmi fino a casa? Comandata, comandata. Non ho potuto farne a meno. Oh, bella, perché non sono stata comandata anch'io. Saracena, parola della signora. Aiutatemi, mio marito con la tal dei tali, così e così. Sappiatemi dire se è vero, la mia casa è un inferno, me ne voglio uscire ad ogni costo. Ma detto così? Sì, sì. E voglio uscirmene. Subito, una volta per sempre. Oh, madre di Dio! Ma che madre di Dio! Una casa dove è entrata la gelosia distrutta è finita. Terremoto perpetuo, e ve lo dice la Saracena. Ci fossero figli di mezzo. Ma è questo il vero guaio qua, che non ce ne sono. I figli, si sa, legano mano e piede una povera madre. E per amore dei figlioli una madre si presenta così, legata al marito, come ai giudei. E gli dice anche, ammazzatemi. Ma qua, figli, per grazia di Dio non ce n'è. Dunque, perché dovrebbe crepare in corpo questa povera signora se dice che se ne vuole uscire? Dice così? Ma piange intanto. Di rabbia piango. Se lo avessi qua lo squarterei. Dite, dite, Saracena, posso sorprenderli insieme davvero? Domani stesso? Come due uccellini dentro al nido. A che ora arriverà domani il padrone? Alle 10. E Vossignoria faccia conto che alle 10:30 li prende tutte e due ad occhi chiusi. Belli vivi, vivi. Una bella denuncia al delegato, signore. E a tutto il resto penso. Ma mi dica una cosa. È vero che il padrone prima che da Catania doveva passare da Palermo? Sì, è vero. Perché? Perché so che... No. No, niente, signora, niente, niente. Dite. Dite. Che sapete? Ma di un certo regalo che le ha promesso di portarle da Palermo. A lei. Un regalo! Una bella collana, sì signora, a pendagli. Non siete donna voi, diavolo! Scriva, signora, scriva la denuncia, scriva! No, 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 è meglio che io scoppio. È meglio che faccia venire qua il delegato Spanò, persona nostra. Deve tutto a mio padre, sant'anima. Me lo dirà lui come mi devo regolare, anzi andate, Saracena, andate a chiamarlo. Oh, per carità, signora mia, per carità! Pensi allo scandalo! Non me ne importa niente! Badi che Vossignoria si rovina! Mi libero!
Mi libero! Mi libero! Andate, Saracena, non perdiamo più tempo. Un momento! Un momento, signora mia. Ma a lui mi perdoni, al marito di questa buona donna, se è vero! A lui, a Ciampa. Vossignoria ci ha pensato? A tutto ho pensato, anche a lui, non ve mi schiate. So dove devo mandarlo. E che ce n'è bisogno? Dove vuole mandarlo? Ma ci pensano loro a mandarlo via. Ma già stia certa che appena il padrone arriva e sale al banco, lui volta le spalle e se ne va da sé. Chi? Ciampa? A voi siete pazza? Che volete dare a intendere alla signora? Che Ciampa sa tutto e si sta zitta. Ma statevi zitta voi che non sapete nulla. Voi sbagliate, sbagliate di grosso. Guardate che Ciampa se l'è tenuta sempre la moglie, come la vista degli occhi. Già, come la vista degli occhi. È orbo, con quel paio d'occhiali che mi sembra un barbagianni. Oh, Gesù e Maria, che vuol far nascere questa femmina? Per carità, signora mia, per carità. Non le dia retta. E vostra signoria lo conosce, Ciampa. È al servizio del cavaliere, ma una testa che Dio ne scampi. E se gli gira il cervello? Casomai finisce come i fuochi d'artificio. Pim, pam, allevati. Ma come? Vede la moglie con le buccole da signora alle orecchie, quattro anelli alle dita, domani le vede in petto una bella collana, a pendagli. E che cosa crede? Che se li sia comperati lei, da sé, coi suoi risparmi. Allevati. Quando il padrone è al banco, lui è sempre in mezzo alla strada, col naso all'aria, che va girando di qua e di là. E comandato, comandato il galantuomo, mandato in servizio, se lo tengono per questo. Ma lo sanno tutti che ogni qualvolta esce dal banco, tira sulla spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Già, e il padrone la leva. Ma se ci metti anche il catenaccio? E il padrone ha la chiave. Oh, insomma, la finite. Ho detto di uscire fuori, di non immischiarvi. Ciampa, ce lo togliamo dai piedi, lo faccio partire ora stesso, anzi voi falla, venite qua. Oh, ma non rischiate a fargli capire. Posso fidarmi di voi? Oh, signora mia, mi passa il cuore. Io l'ho tenuta in braccio da bambina, non vuole fidarsi di me. Via, 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 non piangete adesso. Vossignoria ha un fratello, ha la mamma, vossignoria. E si consigli con loro che sono sangue suo e non possono tradirla. Basta, v'ho detto, non voglio sentir più nessuno. Avete inteso che deve finire, deve finire. E non se ne deve parlare più. Un bel fratello io. E mia madre, povera vecchia, come se non lo sapessi quello che mi direbbero. Via! E chi? Ma chiudi gli occhi, uomini. Non ti toglie niente, eh? Io sto scoppiando qua. Io ho la tentazione di ammazzarlo tutte le notti, Saracena. Lo dice a me. Quando me lo vedo alato nel letto, che dorme. E intanto inghiotte nel sonno, così. Come se succhiasse beato. Mentre io mi dimeno di qua, di là, e mi sento crescere le unghie. Deve finire! Deve finire! Andate a chiamare Ciampa subito. E voi, Saracena, il delegato Spalò, pregatelo a nome mio di venire qua subito, subito. Al contrario, signora. Come sarebbe al contrario? Ci mandi lei dal delegato. E a Ciampa ci penso io. E sapete andarci voi dal delegato? Oh, se vossignoria me lo comanda. Ma no, guardate che io... Oh, signora, ma non si ponga in mente neanche voi, oh, che qua deve nascere per forza una tragedia. Ma neanche per sogno. Vossignoria, una lezioncina gli deve dare. E basterà. Guardi, mio marito sono già 4 anni. Lo cacciai a pedate fuori dalla porta. Mi viene ancora appresso come un cagnolino. E non si allontana se non quando mi volta a fulminarlo con gli occhi, così. Trema tutto. E dunque, una lezioncina. Si riducono con la coda fra le gambe, che è un piacere. Allora, me ne vado. Oh, siamo intese, vero? Oh, signoria, è ferma, non facciamo che... Ferma! Ferma! Fermissima! Per domani? Per domani. Bacio le mani a vossignoria e vado a chiamare Ciampa. Suonano. Aspettate. Forse è mio fratello, oh. Se lui, mi raccomando. Se vossignoria vuole che non parli. L'ho fatto venire apposta per concertare la partenza di Ciampa. E che ce n'era bisogno, signora? In queste cose è meglio essere in poche. E già c'era di troppo fana qui. Oh, fane fidata, non temete. Per mio fratello lasciate fare a me. È una mia pensata.
serva di vostra signoria. Ah, voi qua. Stavo per andarvene. Andate, andate. Siamo intese? Aspetto subito Ciampa. Faccia conto che è qua. Bacio le mani. A tutti e due. Che hai da spartire, tu, con codesta megera? Io niente. Ero venuta per un servizio. E non sai che una signora per bene non può riceverla senza pericolo di compromettersi? Già, perché conosce tutte le vergogne e le infamie di voi maschiacci. E avete paura che le mogli o le mamme vengano a conoscerle. Brava, sì. Coltivati sempre con queste belle idee, tu. E poi mi saprai dire dove andrai a finire. Oh, lo so bene dove andrò a finire, non te ne curare. Per voi altri tutto lo studio e di tenermi qui zitta all'oscuro di tutto. Sei piena di veleno per tutti. Mai riportato il denaro? Te l'ho riportato. Ecco, perché parli così. Ricordo quando ti bisognò questo denaro. Sorellino mio, aiutami, tu che sei tanto buona, salva, mi ho giocato, perduto, sarebbe il disonore. E sai bene che fui costretta a ricorrere a questa megera che una signora per bene non può ricevere senza pericolo di compromettersi. Proprio per te, per mandarla a Palermo a mettere impegno di nascosto di mio marito, un paio d'orecchini e un braccialetto. Ah, l'hai fatta venire per quel pegno. Dada. È tutto? Ci manca qualcosina. Lo sapevo. Quanto? Se tu avessi potuto aspettare, non dico molto, altri 15 giorni. No, eh? Non capisco perché tutta codesta furia. Io voglio che per domani sera orecchini e braccialetto siano di nuovo in casa. Ho fatto venire Ciampa proprio per questo. Lo faccio partire ora stesso. Forse tuo marito ha sospettato. Non deve arrivare domani. Appunto. Perché deve arrivare domani. E chi ti capisce? Hai da pararti con tutti i tuoi ori per ricevere domani tuo marito. E come? Devo fargli un'accoglienza. Vedrai. Vedrai che festino. Ecco Ciampa. Dammi il denaro, ne manca molto? Tieni, conta tu, non so, mi pare che siano 3 carte da 100. E una da 50. Ah. Mancano 150 lire. Te l'ho detto, se tu avessi potuto aspettare. Basta, basta, ce le rimetterò io, puoi andartene. C'è Ciampa, vuole che passi? Sì, fatelo entrare. Aspettate. Voi andate intanto, dove v'ho detto? Dal delegato? Lo pregherete all'uomo mio di venire qua. Se viene subito, fatelo entrare di là, nello studio. Portatevi il chiavino e fate presto. Va bene, prendo lo scialle e vado. Ma si può sapere che diavolo stai concertando? Che è tutto questo mistero? Ecco Ciampa, zitto! Faccio le mani alla mia signora. Caro signor Vevé, esposto ai comandi della signora. Sempre esposto voi, caro Ciampa. Sì, signore, tante volte, come Cristo alla corona. Ma a termine d'educazione, se non mi inganno, esposto ai comandi. Oltre che dovere mio qua. Da umile servitore. Via, servitore voi. Padroni tutti siamo qua, caro Ciampa. Voi Fifì, mio marito, io, vostra moglie che so, mia madre, Fana, tutti uguali. E non so se io, anzi, non sia sotto a tutti. Per carità, eresie, signora, ma che dice mai? Lasciatela dire, dice così perché tutte le donne, secondo lei... Ah no, non tutte, no. Certe donne. Perché certe altre poi ce n'è, che sanno prendervi con le buone, per farsi manse e manse, che vi sanno lisciare così, e queste stanno sopra tutte, anche se vengano dalla strada. Permette, signora, lei ha nominato anche mia moglie? No, dicevo così in generale, Fana mia madre e io, vostra moglie... Tutte donne, e tutte uguali. Mi perdoni, chiedo scusa anche a lei, signor Fifì, ma mi sembra che mia moglie... Anche in un discorso così generale, c'entri come Pilato nel credo. Io sono a servizio e sta bene, ma mia moglie è ben conservata, dico, per casa sua. Ed è mia cura che non vada per le bocche della gente.
né per bene né per male. Siete veramente così geloso che adombrate solo a sentirla nominare? Caspita. No, signora, marcio con un principio. Moglie, sardine e acciughe, e queste sott'olio, sotto saramoia. La moglie sotto chiave, eccola qua. Bel principio per mia sorella. A ognuno il suo, caro signor Fifì. Quasi che chiudendo la porta, devi dirgli, non restasse poi aperta la finestra. Va bene, signora Mobile, ho del marito a chiudere la porta. Oh, davvero non avrei mai supposto che foste così terribile voi. Terribile io? Ma no, perché? Quando si sono messi i patti belli, chiari, avanti, questa è la finestra, la porta la chiudo, affacciati. Ma guarda che nessuno deve venire a dirmi ciampa tua moglie sta per rompersi il collo dalla finestra. Mi sembra che in questo non ci sia niente di terribile. L'uomo considera la donna che ha bisogno di prendere aria alla finestra. La donna considera l'uomo che ha l'obbligo di chiudere la porta. E basta. Che comandi ha da darmi la signora? Oh, Fifì, insomma. Ho da parlare con Ciampa io. Ma perché vuoi che me ne vada se devi dirgli soltanto... Ah, devo dirglielo davanti a te? Perché no, bella. Parla, parla liberamente. T'ho dato ciò che ti dovevo. E già, infatti. Basta. Grazie. Sentite, Ciampa. Io ho bisogno di voi. Persona affidata. Più che di famiglia. Sì, signora. Per la devozione. Per la devozione e per tutto. Signora Barche di Comprendonio, io sono fino, sa? Ma che cosa intendete dire? Ma niente, mi pare che lei abbia la bocca non so come se avesse mangiato sorbe. Ecco, stamattina. Sorbe? Miele? Ho mangiato miele io stamattina. Ma scusate, ma non vi sto dicendo anzi. Oh mio Dio, signora, non sono le parole, non siamo ragazzini. Lei va a farmi intendere sotto le parole qualche cosa che la parola non dice. Ma dove? Ma quando? Se voi avete la coda di paglia. Ma me la pena lei, signor Fifì, che significa che io sono più che di famiglia. Le rispondo sì, signora, per la devozione, e lei rincalza per la devozione e per tutto. Che significa questo per tutto? Che significa che qua siamo tutti padroni, senza distinzione, mia moglie compresa? Ma sono io che ho la coda di paglia o lei piuttosto che la vuol pigliare non so perché? Proprio coi denti contro di me. Contro di voi? Contro di tutti? È un affar serio. No, ma insomma, che ho detto? O che? Non so più parlare adesso. Ma non è questo, signora mia. Vuole che glielo dica io la cosa com'è? Lo strumento è scordato. Lo strumento? Che strumento? La corda civile, signora. Deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d'orologio in testa. La seria, la civile e la pazza. Soprattutto dovendo vivere in società ci serve la civile, per cui sta qua, in mezzo alla fronte, ci mangeremo tutti, signora mia, l'un l'altro, come tanti cani arrabbiati, non si può. Io mi mangerei per modo d'esempio il signor Fifì, e non si può. Che faccio allora? Do una giratina alla corda civile, così, e gli vado innanzi con cera sorridente, la mano protesa. Oh, quanto mi è grato vedergli, caro mio signor Fifì. Capisce, signora? Ma può venire il momento che le acque si intorbidano. E allora? E allora io cerco prima di girare qua la corda seria, per chiarire, mettere le cose a posto, dare le mie ragioni, dire 4 e 4, 8 senza tante storie, quello che devo. Se poi non ci riesco in nessun modo, sferro, signora, la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio, sa? Benissimo, benissimo, bravo Ciampa! Lei, signora, in questo momento, mi perdoni, deve aver girato ben bene in sé per gli affari suoi, io non voglio sapere. O la corda seria o la corda pazza, che le fanno dentro un brontolio di 100 calabroni. E intanto vorrebbe parlare con me con la corda civile, che ne segue. Ne segue che le parole che le escono di bocca sono sì della corda civile, ma vengono fuori stonate. Mi spiego? Dì, ascolta a me, signora. La chiuda. Mandi via subito il signor Fifì. La prego anch'io, signor Fifì. Se ne vada. Ma no, perché? Lasciatelo stare. Volete levarmi il piacere di starvi a sentire? Perché lei, signora, mi permette qua, sulla tempia destra, dovrebbe dare una giratina alla corda seria.
per parlare con me a quattro occhi, seriamente, per il suo bene e per il mio. Ma non sto mica parlando per scherzo, io. Vi voglio appunto parlare seriamente. Va benissimo, allora eccomi qua. Oh, badi, però, signora, mi lasci dire solo questa. Badi, che chi non gira in tempo la corda seria può avvenire poi che gli tocchi di girare o di far girare agli altri la pazza, eh? Io gliel'avverto. Mi pare che cominciate voi adesso, caro Ciampa, a parlare stonato. Già, pare da un pezzo anche a me. Non capisco. E chiedo perdono. Chiedo perdono. Perdono. Niente, non parlo più. Non parlo più. Signor Fifì, mio padre aveva tutta la fronte spaccata. Come c'entra adesso vostro padre? Da ragazzino sa come padre, invece di ripararsi la fronte, lo sa cosa faceva? Si riparava le mani. Inciampando, cadendo, tirava subito le mani indietro e tonfete, si spaccava la fronte. Io, caro signor Fifì, metto le mani avanti. Le metto avanti perché la fronte io me la voglio portare sana, libera, sgombra. Ma scusate, se non sapete ancora la ragione per cui mia sorella vi ha fatto chiamare, che mettete le mani avanti? E chiedo ancora perdono! Chiedo ancora perdono, chiudo la corda seria, riapro la civile, ai comandi della mia signora. Dovreste partire stasera stessa per Palermo. Per Palermo? Ma come, se domani arriva il padrone? Ha forse tanto bisogno di voi domani al banco il padrone? Ma come no, scusi, che ci starei a fare allora al banco? Perché mi terrebbe? So che vi tiene a guardia della cassaforte. E che vi dà alloggio, perciò, nella stanza accanto. Lei mi vuole avvilire, solo per questo. Io scrivo, signora. E non vedi, infatti, che ha la penna. La penna! Sì, signore, insegna. Ma scusi, il tavernaio non tiene forse la frasca e la bottiglia di saggio appesa davanti alla porta? E io... Scrivano, la penna. Scrivano e giornalista. Ma ci sta il giornalista, attività superflua, che sfogo di notte. Io scrivo per conto del padrone, tengo registri, signora, sbrigo affari. O si immagina forse che noi scherziamo al banco? E che io ci stia per comparsa? Ha forse inteso suo marito lagnarsi di me? Che? Mio marito di voi? Ma figuratevi, guai chi vi tocca. Ma lei vorrebbe mandarmi questa sera stessa a Palermo? Perché no? Non vedo che male ci sarebbe. Se dico a mio marito che vi ho mandato io, non mi sarà permesso darvi un incarico? Incarico? Ma lei può sempre comandarmi, signora. È la mia padrona. E quanto a me, signor Vivi, andare a prendere una boccata d'aria in una grande città come Palermo, ma si figuri, è la vita. Soffoco qua, signora. Qua non c'è aria per me. Appena cammino per le strade di una grande città mi sembra già di non camminare più sulla terra. Mi imparadiso. Mi s'aprono le idee. Il sangue mi frigge nelle vene. Fossi nato là o in qualche città del continente, chissà che sarei a quest'ora. Professore, deputato, anche ministro. Sì, è re. Non esageriamo. Pupi siamo, caro signor Fifì. Lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. E dovrebbe bastare, santo Dio, essere nati pupi così per volontà divina. No, signori, ognuno poi si fa pupo per conto suo, quel pupo che può essere o che si crede di essere, e allora cominciano le liti. Perché ogni pupo, signora mia,
vuole portato il suo rispetto. Non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori a quattro occhi, signora. Nessuno è contento della sua parte. E ognuno ponendosi davanti il proprio pupo, il proprio io, gli tirerebbe magari uno sputo in faccia. Ma dagli altri no. Dagli altri lo vuole rispettato. Esempio, lei. Lei, signora. Esempio, lei qua è moglie, vero? Moglie, già. Almeno. Si vede dal modo come lo dice che non è contenta. Pur non nemmeno come moglie lei vuole portato il suo rispetto. Non è vero? Lo voglio. Altro che. Lo pretendo. E guai a chi non me lo porta. Ecco! Vede casa in fonte. È così ognuno. Lei forse, signora mia, il cavalier Fiorica, mio riverito principale, se lo conoscesse soltanto come un buon amico, ma potrebbe stare insieme nella pace degli angeli. La guerra è dei due pupi, il pupo marito e la pupa moglie, che dentro si strappano i capelli, si vanno con le dita negli occhi, ma appena fuori però si mettono a braccetto. Corda civile lei, corda civile lui, corda civile tutto il pubblico, che come vi vede passare, che si scosta di qua, che si scosta di là, sorrisi, scappellate, riverenze. E i pupi godono, tronfi d'orgoglio e di soddisfazione. Ma sapete che siete davvero spassoso, caro Ciampa. Ma se questa è la vita, signor Fifì, conservare il rispetto della gente, signora, tenere alto il proprio pupo quale si sia, per modo che tutti gli facciano sempre tanto di cappello. Non so se mi sono spiegato. Ma veniamo a noi, signora. Che devo andare a fare a Palermo? A Palermo? Sì. Oh, Beatrice. Niente. Mi era parso di sentire rientrare il Fana al di là. La signora ha forse cambiato idea? No, non ho cambiato niente. Dove ho messo denaro? Dove ho messo denaro? Ma mi sembra su quel tavolino. Eccole qua. Queste ciampa sono 350 lire. E che vuole che le faccia? Aspettate. Vado a prenderne altre 150 di là e due polizze. Per molte? E precisamente. E perché mi guardate? Io no, i comandi, signor Fifì. Si tratta del resto di ritirare gli oggetti. Un paio d'orecchini e un braccialetto in due astucci. Vado a prendere le polizze. Siccome mia sorella gli ha messo impegno per fare un favore a me di nascosto a suo marito... Ma signor Fifì, io sono un suo servitore. Non voglio sapere niente, no. Non ho nessuna difficoltà a dirlo. Ho restituito a mia sorella il denaro. E mia sorella desidera che gli oggetti domani ritornino a casa. Domani? Domani? Ma che scusa troverà per il principale avermi mandato a Palermo giusto alla vigilia del suo arrivo? Non per questo, mancherà a una donna di trovare scuse. Ma dopo tanti giorni, mi perdoni che il principale è assente. Non avrebbe potuto mandarmi prima senza che lui ne sapesse niente. Veramente il denaro io gliel'ho portato ora. No, signor Fifì, qua sotto gatta cicova, badi che sua sorella ha qualche grillo per la testa, sa? Sì, per dire la verità, è sembrata anche a me un po'... Ma che volete che abbia? La solita storia. La gelosia! E manda me a Palermo! Che mi è accaduto? Ah, non so, ti vedo tutta così. Niente, non potevo ritrovare le polizze e mi sono turbate quelle qua. E queste ciampa sono le altre 150 lire. Sta bene, signora, ma ciò che lei dirà domani al principale che non mi troverà al mio posto. Ci ha pensato, signora? A tutto ho pensato. Vedete, questo è il denaro per il vostro viaggio. E altre 150 lire... Tutte con queste carte da 100? Tutto. Questo è tutto.
tutto, signor Fifì. Quando ci sono appunto tutte queste carte da cento. Ebbene, avete qualcosa da dire? Oh no. Avete qualche osservazione da fare? No. Sono danari miei messi da parte. Quando ci sono tutte queste carte da cento avanti, seguitate? No, niente, niente, signora mia. Volevo dire che lei può prendersi il gusto di muovere le fila ad un pupo e di farlo camminare fino a Palermo. Ma non vi mando per mio piacere. Sapete bene perché vi mando. Io non sono io. Ora poi, con queste altre 150 lire voi a Palermo, e questo sì, sarà per mio piacere, voglio che mi compriate una collana, Ciampa. Una bella collana, e sapete come? A pentagli. Io? Una collana? A pentagli! Dirò a mio marito che l'ho vista al collo di una certa amica mia che mi è tanto piaciuta. Capricci! Mio marito me li sa? Mi perdoni, signora, ma che io so comprare le collane adesso? Non importa. Nel caso al ritorno verrete a dirmi che non avete potuto trovare. Allora tenga qua, perché mi dà questo denaro. Che c'entro io? Ma perché mi farebbe proprio piacere se me la compraste. La vorrei uguale. E comperata da voi, caro Ciampa. Ma perché da me? Ma che vuole da me lei oggi, signora mia? Uguale, ma come uguale se io non so com'è? Ve lo dico io. Andate da Mercurio, che è il nostro gioielliere. So che la collana di quell'amica mia fu certo comperata da lui. Andateci e la troverete. Partite subito, eh? Io signora, sono mezzo stordito, ma che mezzo, sì, tutto stordito. Mi pare che la scusa però sia trovata bene. Meglio di questa non avrei potuto preparargliela una sorpresa a mio marito. Quando mi vedrà domani con questa collana al petto, guardate che c'è un treno che parte ora alle 6. C'è ancora un'ora di tempo. A me bastano 2 minuti. Vado a chiudere il banco. Chiudo prima con la spranga e col catenaccio l'uscio della mia stanza. E parto. Io vorrei che quest'ora di tempo fosse piuttosto per la signora. Per me? Se vostra signoria volesse ancora pensare, riflettere. No, niente. A che volete che pensi? Andiamo, Ciampa. Vengo con voi. Addio, Beatrice! Via. Signora, io le rammento il caso di mio padre, che tirava indietro le mani. Ancora? Bacio le mani. Signore, vuole che le porti qua mia moglie? Vostra moglie? Qua? Non ci mancherebbe altro! Ma ci sarebbe proprio da ridere! Ma per mia quiete, signore! Ma via, andate, ma siete pazzo! Ma cosa volete che me ne faccia qua? Di vostra moglie! Ma niente, certo, lo so, una signora come lei, ma io le dico per mia quiete. Ma non la chiudete sotto chiave, secondo il vostro principio? E non ci mettete anche la spranga? Il catenaccio, signora. E verrò a portare le chiavi qui, a lei. No, non ce n'è bisogno. Potete portarle con voi, le chiavi. Ah no, se vostra signoria non vuole qua mia moglie, almeno le chiavi. Bisogna che se ne tenga. Non transigo. Va bene, portatele, purché non si perda più altro tempo. Ma che mi ha detto? Che mi ha detto? A pentagli? Oh, uff! A pentagli! E bacio le mani! A vostra signoria! Venga, signor delegato, venga, entri qua. Oh, finalmente. Fulminato, signora, proprio. Come se un fulmine, ma di quelli fracassosi, se mi fosse caduto qua, proprio davanti ai piedi. Privo di Dio.
Va bene, va bene. Ma non è più tempo di far parole adesso, signor delegato. Bisogna concertare subito quel che sa da fare. Si figuri? Si figuri che voleva portarmi qua la moglie? Qua? Lui? La moglie? La miglior prova di questa. Parto, vi porto qua mia moglie. Qua, capisce? Sotto lo stesso tetto! Non c'è più dove arrivare! Non c'è più dove arrivare! Non c'è più dove arrivare! Calmi. Non c'è più dove arrivare! Sì, calmi, signora, per carità. Ma come vuole che mi calmi? Voglio dargli una lezione davanti a tutto il paese. Una di quelle lezioni che non se la dovrà più dimenticare. Sì, ma le conseguenze, signora, le conseguenze le ha misurate tutte? Che dovrò separarmi, lei dice? Prontissima! Ma non così con le buone, no? Prima lo svergogno e poi ci separiamo, perché non si dica che il torto è mio. Voglio lo scandalo, è grosso. La da vedere il paese, chi è? Questo Cavalier Fiorica, e tutti rispettano. Io voglio fare la denunzia, lei è un pubblico ufficiale, non può tirarsi indietro. Ah, certo, signora, se lei mi fa la denunzia... Subito, subito gliela faccio, mi dica come si fa e gliela faccio. Ah, no, scusi, ma questo poi no. E vuole che glielo dica io come si fa. Ma via, signor delegato, non vuole aiutarmi, eh? Non vuole aiutarmi? Ma come no, signora, io voglio aiutarla, ma consideri che io sono un amico di famiglia. Lei deve essere per la giustizia. E signora, e sono obbligato a non guardare in faccia a nessuno. E vado così, signora, testa alta, sempre, anche davanti al Padre Eterno. Ma per la venerazione che porto alla santa memoria di suo padre, che fu padre anche per me, signora. Primo di Dio, quanto bene mi voleva e quante cose mi insegnò. Vede, signora, anche questa, guardi, che certi piccoli, piccoli peccati veniali... Veniali? A lei li chiama? Bisogna perdonarli, signora. Chiudere un occhio, no, non abbia fastidio. Mi lasci dire. Guardi com'è. Faccia conto che qui c'è una bellissima tavola apparecchiata, tutto fino, tutto sempre delicato, sempre pane francese. E che vuole? Ogni tanto può venire lo sfizio di un tozzo di pane nero di casa. Questo è... Possiamo anche chiamarli diversivi, se vuole. Ah, a lei parla così? Da amico. Da amico? Di lui? No. Suo, signora, anche suo. E dice diversivi. Belli, belli codesti diversivi. E questa è la sua giustizia. E così lei sostiene una povera donna debole che non può difendersi da sé. Io voglio fare la denunzia, capisce? Subito, subito, come si fa? Oddio, per la denunzia non ci vuole niente. Oh. È il servizio, signora. Si figura che sia una cosa facile? Servizio delicatissimo, difficile. Bisognerà prima di tutto accedere non visti alla faccia dei luoghi, studiare la topografia, che le pare? Indizi, prove... Tutto provato, tutto studiato, signor delegato, non c'è bisogno di niente. Lei conosce la Saracena? Persona nostra, signora. Meglio così. Se la mandi a chiamare, le dirà ogni cosa per filo e per segno. Ma se ne ho già parlato. Siamo a giorno di tutto noi, signora. Due porte abbiamo, signora mia. Una dalla parte del banco del cavaliere, l'altra dalla parte opposta delle due stanze annesse al banco abitazione del Ciampa. Or dunque, c'è poi un uscio di mezzo, sì o no, tra il banco e queste due stanze del Ciampa. E cioè, è vero? E il Ciampa suole chiudere di qua, dalla parte del banco, con spranga e catenaccio. Or dunque, lei ci va con le guardie contemporaneamente dalle due parti. Che ne viene? No. Ne viene che quelli non aprono, signora, neanche se viene Dio, se prima non hanno richiuso quest'uscio di mezzo, facendosi trovare uno di qua e l'altro di là. Oddio mio! Ma non c'è rimedio allora? Oh, non c'è rimedio! Non c'è rimedio! E appunto in questo consiste l'uomo dell'arte, nel trovare il rimedio.
E se lei, per esempio, avesse la chiave del banco? No! No! Me la deve portare lui, Ciampa, ora stesso, prima di partire, lo aspetto. Come Ciampa le porta la chiave? Sì, sì, e senza che io gliel'abbia domandata. Me la vuol portare per forza, ad ogni costo. E io che non la volevo. Non capisco. E allora lei può essere più che sicura che Ciampa non è il benché minimo sospetto positivo, sa? Ma cosa dice? E perché voleva portarmi qua la moglie, allora? Perché, santo Dio, perché in paese, signora mia, è notorio a tutti. Che io sono gelosa, è vero? E con questa storia, infatti, che io sono gelosa, lui ha sempre fatto il comodo suo. Ma glielo faccio vedere io ora la gente, se sono gelosa a torto o a ragione. Lei dice che non c'è più difficoltà avendo la chiave, non è vero? Apre il banco prima che gli abbia tempo di richiudere l'uscio di mezzo. E apro? E che apro, signora mia? Già, apro. Ma le pare che sia così stupido il cavaliere da entrare dalla donna con l'unica precauzione di avere chiuso a chiave la porta del banco? Ci metterà anche il paletto. E che apro allora io, signora mia? Come apro? Devo fare le intimazioni, ecco. Atterrare la porta. Giusto. E in questo mentre il cavaliere avrà tutto il tempo di richiudere l'uscio di mezzo, di rimettere spranga e catenaccio. Non si fa così, signora mia. Sarebbe facile fare il delegato. Oddio mio. E come si fa dunque? E come si fa? Arriva alle 10 il cavaliere. Ma siamo alle 10. Ebbene, uno dovrà essere già lì dentro nascosto. Mezz'ora prima, in quel bugigattolino dove il cavaliere tira la pressa per il copialettere. Tutto fatto. Penne si piglia nell'ala. Bravo. Mi detti la denunzia allora subito? Mi pare che suonino. Sarà Ciampa che porta la chiave. Venga, signor delegato, si ritiri qua un momento. Nell'ala, ha capito? Permesso. Avanti, Ciampa. E vedo. Signora, le ho portato mia moglie. E voi ve la riportate ora stesso e senza perdere un minuto di tempo. Mi lasci dire. Signora. Niente, non voglio sentir niente. Via, subito via, non voglio nemmeno guardarla. Ma signora, mia moglie è pulita, modesta. Pulitissima, me lo immagino, modestissima, ma io non so che farmene. Mi faccio meraviglia di voi. Che sapendo che qua, voi, non avete niente da fare, siate venuta dietro a vostro marito. Signora, se mio marito mi ha comandato così... Benissimo. Potevate risparmiarvi tanto obbedienza, poiché a vostro marito io avevo assolutamente proibito di portarvi qua. Ma questo io, signora, non potevo saperlo. Ma benissimo. Gliel'avete imbeccata bene la parte, eh? Ma no, signora, dice la verità, placida, modestamente, come si deve. Io ho fatto l'obbligo mio a portargliela. Lei non vuole? V'ho detto che non so che farmene. Ma può tenerla anche in cucina, anche nella carboniera, anche farla dormire sotto i fornelli insieme alla gatta. Ma volete farmi perdere la pazienza voi oggi? Volete farmi dire quello che non voglio e non debbo? Ma dica, sì! Dica! Dica! Dica, signora! Magari, dicesse. Vi dico d'andar via e basta così. Dunque non la vuole. È stabilito.
Io gliel'ho portata e lei non la vuole. Stabilito. E allora, ecco qua le chiavi. Io parto. Pensi, signora, che adesso sono nelle sue mani. Mina, aspetta, eh? Corda civile. Riverenza, occhi bassi, dritta a casa. Serva sua. Benissimo, benissimo, benissimo. Se la signora volesse aprire... Non apro niente. Tenga tutto chiuso, ermeticamente. Non importa, subito prendete e portate qua. Come perliere, portate qua, signora. Niente, vengo a prendere anch'io, voi andate. Oh, mamma mia, signora, sto morendo. Ma che vuol fare ora, vossignoria, che vuol fare? Io credo che questa non è più casa mia. Subito andate a buttare questa roba nel baule, là. Io vi prendo l'altra. Voglio essere fuori prima di sera. Via da questa casa maledetta. E via qua, via qua, via a me. Lasciatemi fare. Andate a prendere il resto voi. Vi ho detto che prima di sera voglio essere fuori di qua. Oh, madre di Dio! Chi è stato, signora? Chi è stato? Uno scorpione. Uno scorpione tanto così. Mi è saltato fuori dalla biancheria. E che ha fatto? Che ha fatto? Uno scorpione per davvero? Sì, signora, tanto! Mi è passato di qua, sopra la mano, poi sopra il braccio. E l'ha morsicata? L'ha morsicata? No, l'ho fatto così e l'ho fatto subito cadere. Guardate, almeno mi pare che non m'abbia morsicato. Oh no, signora, niente, niente! Ma forse era qualche fermento di baule. Il tradimento era! Il tradimento! Nascosto qua, tra la biancheria del letto, lo vedete? Ma gli ho schiacciato la testa, come volle Dio. Ah, sì, signora, l'ha potuto arrivare col piede? Scorpione? Sì. No. Psh! Che ne è scappato. A quel traditore gli ho schiacciato la testa, come volle Dio. Venite, falla. Chissà... Forse è rimasto sotto a qualche lenzuolo e mi scappa fuori di nuovo. Oh, ma che ha fatto, vossignoria, che ha fatto? Se avessi dato retta a me. Non mi seccate, Fana! Ho fatto quello che si doveva fare. Ma sbrigliamoci. Andate a prendere la roba voi. Chi ha lo scorpione qua? Ci penso io. Oh, madre di Dio. E chi sarà? Andate ad aprire. Ah. Se il delegato ha fatto entrare. Ah. E ditegli che abbia pazienza un momento, non posso mica presentarmi così! E non posso presentarmi così! Beatrice! 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 Dove? Dove? Beatrice! Ma perché se la prende con me, signorino? Perché obbligo vostro ora di venire da me, ad avvertirmi? Dov'è mia figlia? Ditemi dov'è Beatrice! Beatrice! Mamma! Figlia mia! Figlia mia, che hai fatto? Ti sei rovinata! Ma se vuole fare tutto da sé, senza dare ascolto a nessuno! Io l'ho visti tante volte, povera me! Ma parli lei, signora, per carità! Le dissi, ti ascolta il suo fratello, che è uomo! Ne parli prima alla sua mamma! Non dirne niente neanche a me! Buttarsi così allo sbaraglio, senza dirne niente a nessuno! Vorrei sapere perché piangi ora! Lo sai che ne so tutto il paese, so sopra! L'hanno arrestato, figlia mia! Lo hanno arrestato! Il padrone, madre di Dio! E anche lei! Anche la moglie di Ciampa! Tutte e due? C'ho gusto! Ah ah, sono contenta! Proprio quello che volevo! Ma che dici, figlia? La vergogna! Lo scandalo! Sì, 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 sì! La vergogna! Lo scandalo! Addosso a lui! E addosso a lui! Pazza! Ma che ti figuri di aver guadagnato con codesta follia che hai commesso? Che? Ma questo, ecco! Ah! Che posso rifiatare, così, e che gli ho dato la lezione che si meritava. Sono libera! Libera, libera, libera! Libera? Pazza! Che libera, libera di venirtene a casa mia ora senza poter più cacciare il naso fuori dalla porta. Libera, dice, senza più stare. Non me ne importa niente!
purché non me lo veda più davanti agli occhi. Stavo a prepararmi per andar via. Mi preparo da ieri sera. E ieri io ero qua, dimmi un po', fu quella megera con cui ti trovai qua a confabulare. Sì, signorino, quella, proprio quella. Quella chi? La Saracena, signora mia. Oddio, ma come figlia, con una donnaccia di quella specie di 6 mesi, tu figlio, non hai sospettato nulla? Aia, potevo immaginarmi questo, mamma. Mi hanno mandato a chiamare il delegato Spanò. Oh. Spanò? Spanò? Ma come? Il delegato Spanò, avete detto? Figuriamoci, quel gran cornuto. Spanò, creatura di tuo padre, ha potuto far questo senza sconsigliartelo. Quanto è buona lei, mamma. Non gli sarà parso vero di mettere le mani addosso a uno quando gli tocca far tanto di cappello a tutti quei... Lo stavo per dire. E che lo aiutano a vivere in pace con sua moglie. Ha capito? Quando mai si mi divergogna le donne di casa nostra? Nominata per davvero, vossignoria. Tant'anni, la sua prudenza, sempre con le labbra cucite. Eppure ne ho viste, Fana. Voi lo sapete. Altri tempi, signora mia, altri tempi. Ma come non hai pensato a me, figliuola mia? Sono vecchia io. Ma ti pare che possa reggere a colpi così forti? Io domani ne morrò. Già mi sento. Io solo sa come. Lei si stia tranquilla, mamma, e non se ne prenda. Io non so per Cristo che cosa faccio. Ha voluto cacciarsi in questi guai, la pazza. E ora ci resti. Già, ma se non tu sei più mia figlia e tua sorella, ma che dici? Ma ci penso ora che mia sorella aveva me qua ieri. Che possiamo più farci noi adesso? Solo ricondurcela a casa possiamo, perché certo qua ora con suo marito non potrà più rimanere. E chi vuole rimanerci? Chi sarà? Non ho paura di nessuno, io, mamma. Andate ad aprire, ci sono qua io. Venga con me, per favore, signorino. Tutta. Ma di che vi spaventate? Tu te ne vai là dentro con mamma e finiscila con quest'aria d'Orlando, che poi a casa ci penso io a fartela passare. Chi? Bada che io me ne posso stare da sola, con la mia dote e col mantenimento che lui mi deve passare. Anche questo sa. Tutto so. E finiamola con queste storie. Va, va, vattene, che poi parliamo. E voi su ad aprire, senza sbocchi. Vieni, vieni, figlia mia, vieni con me. E tu, mamma. Ah, è lei, signor delegato? Sempre a servirla, signor Fifi. Ah, sì, un bel servizio davvero. Ha reso lei alla famiglia, se ne può vantare. E veramente abbiamo motivo di ringraziarla e di restargliene grati. Beh, mi ferisce, signor Fifi. Ma come, scusi? È questo il modo di procedere d'un amico verso una famiglia da cui lei, santo Dio, ha ricevuto tanti favori? Perciò le dico che lei mi ferisce nel mio sentimento più sacro. Io un pubblico funzionario sono, signor Fifi. Grazie tante, lo so bene, sto dicendo all'amico... Come, scusi, lei viene qua. Chiamato dalla signora. Va bene. E si riceve una denuncia. Mi ricevo? Ma che dice? Aspetti, lei mi ferisce, signor Fifì. Io prima feci di tutto. E la signora dov'è? Dov'è? Lo può dire. Io feci di tutto per persuadere la signora. Poteva sentir l'obbligo di venire prima da me. Con la denuncia già sporca. Appunto, per fargliela ritirare. E allora le dico che lei non conosce sua sorella. Privo di Dio. Mi minacciò che l'avrebbe portata lei direttamente al signor commissario la denunzia, dichiarandogli che io... Ah, eccola, eccola! Signora mia riveritissima, non lasci, lasci! Gliela baci con questa mano santa. E lei, signora Beatrice, dica, qua la prego a suo fratello... Mi sembra inutile, signor delegato, inutile, caro Fifì, fare ancora codeste rimostranze. Del resto il signor delegato ha ragione. Ecco, la sente? Fu io, sì signori. Ecco, la sente? La sente? Benedetta bocca di verità. Ma se torti ho io, caro signor Fifì, signora assunta mia, che io venero privo di Dio come una madre. Ecco, vedi? Lei ora mi fa piangere, signor Fifì. Piangere, sì signori. Perché se torti ho io, è per eccesso d'amicizia.
perché la condizione nostra qua, a tenere questo porco ufficio qua... mi scusi il termine, signora Assunta. Qua, nel nostro stesso paese nativo, è la cosa più infame che si possa immaginare. Ma scusi. Scusi. Potevo trovarmi faccia a faccia, mettere io le mani addosso, io, al cavalier Fiorica, io. E allora che ho fatto? Per eccesso d'amicizia, la più grossa delle bestialità. Ecco, di questo, lei, signor Fifì, di questo dovrebbe riproverarmi. Ma se non so ancora che diavolo ha fatto lei? Che ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto? Me lo dica, com'è stato? Si può sapere. È stato che, non potendo, non volendo, farlo io un simile servizio, ho incaricato un altro, il mio collega Logatto, forestiere calabrese. E ha visto, eh? Ha visto che ha fatto, ignorante testa di muro! Arrestò tutte e due, mio cognato e la donna. Ma fece il suo dovere, mi pare. Fece proprio quello che si doveva fare. Zitta, figlia, non sai quello che dici. Li trovo dunque insieme. E insomma, mi dica! Insieme e non insieme. Flagranza vera non c'è, non si può dire che ci sia. E questa, intanto, è una gran cosa. Anzi, io credo che allo stato degli atti si può dimostrare che non c'è niente di niente, niente assoluto. E allora, perché li arrestarono? Perché non c'ero io, perché c'era quella testa di muro di Calabrese. Questo è il mio rimorso. Ma il cavaliere sarà rilasciato, signor Fifì? Sarà rilasciato questa sera stessa. Lo prometto e lo giuro, se no non mi chiamerò più Alfio Spanò. Sta bene, ma mi dica intanto il nome di Dio. Come fu? Bravo, oh. Bravo. Ecco. Fu così. Oh. Logatto, mediante la chiave data dalla signora Beatrice, entrò nella sede del banco del cavalier Fiorica, e si nascose nel bugigattolo attiguo alla sala. Quando le guardie bussarono alla porta di là dell'annesso quartierino del Ciampa e intimarono ad aprire in nome della legge, il cavaliere, appena la donna scese ad aprire, naturalmente che fece? Fece per entrare nella sala del banco. Ah, ecco, vedete? Dunque era là, nelle stanze del Ciampa. Aveva aperto l'uscio di mezzo. Sì, signora. E come l'aveva aperto? Se Ciampa l'aveva chiuso e aveva portato a me la chiave. Ecco la prova che è vero. No, signora, non è prova. Aspetti. Ma come non è prova? Mi lasci dire. Catenaccetti inglesi, signora, hanno tutti due chiavi. Benissimo, due chiavi. Una in tasca di Ciampa e l'altra in tasca di mio marito. No, signora, mi lasci dire. Risulta dal verbale. Il cavalier Fiorica ha dichiarato che, arrivato da Catania, non potendo figurarsi di non trovare al suo posto il Ciampa e vedendosi tutto impolverato per il viaggio, povero galantuomo, e avendo fretta di prendere visione della corrispondenza arrivata durante la sua assenza, solo parole del verbale, bussò, dice, all'uscio per domandare alla moglie del Ciampa, dice, il mezzo di lavarsi almeno le mani. Le mani? Già, le mani, figuriamoci. Le mani, povero galantuomo, dovendo aprire la corrispondenza. Non le dia retta, seguiti. E allora lei, la moglie del Ciampa, dice, gli fece passare, dice, l'altra chiave di sotto l'uscio. Di sotto l'uscio? Ma che bella combinazione! E come difatti si è constatato, signora, che veramente di sotto l'uscio la chiave passa. E il cavaliere era in maniche di camicia, decentissimo. Ah, sì? E lei? E lei com'era, eh? Com'era? Beh, ecco, era... Era... Ma lo dica tanto, risulta dal verbale. E allora le so dire che neanche era in camicia. Nuda. Era nuda. No, signora, che pensa? Più che in camicia, intendo dire. In sottana e camicia, come vanno le donne per casa. Le donne di basso ceto, si intende, di questa stagione, con questo caldo che io, privo di Dio, sono tutto in un bagno di sudore. Più che in camicia, stia tranquilla, signora. Un po' scollata camicia, braccia di fuori, camicia
comincia la donna, si sa. Eh già, basta che non li abbiano trovati nudi, tutte e due, che... Beatrice, come puoi parlare così? Non ti riconosco più, figlia mia. Vergogna! Davanti a un uomo! Ma che uomo! Sono cose da dire, codeste! Nascondiamo, nascondiamo. Ripariamo già. Vestiamole queste vergogne, almeno con camicie con sottana, che nessuno si scandalizzi. Le braccia di fuori, il petto di fuori, naturale con questo caldo. Vergogna è dirle certe cose. Farle non è niente! Non capisco, signor delegato, ma perché li hanno arrestati tutte e due allora, se il verbale è negativo? Quanto alla donna, la arrestarono per décolleté eccessivo, praticamente. Il cavaliere perché? Si immagini un po'. Come si vide mettere le mani addosso, il galantuomo divenne una furia d'inferno. Ci fosse stato io avrei compatito, anche se mi schiaffeggiava. Mi sarei preso gli schiaffi per amicizia. Quella testa di muro di calabrese si è incornato a volerlo responsabile di ingiurie e vie di fatto e l'ha tratto in arresto. Oh. Ma sarà rilasciato, signor Siri, questa sera stessa, prometto e giuro. E se lo gatto non si sta quieto, lo accomodo io. Ma già, dico, se non risulta niente! Niente! Perquisito tutto! Anche la borsa di viaggio! Anche la giacca che il cavaliere se l'ha levata! Anche la borsa di viaggio? Anche la giacca? E mi dica un po'. Non hanno trovato per caso una certa collana a pendagli che egli le aveva promesso in dono da Palermo? Ah, è questa la collana che ha incaricato Ciampa di comprarti uguale? Sì, questa, precisamente! Mi risponda, l'hanno trovata? Scusi, signore, chi parlò a lei di questa collana? La saracena? Eh sì, signore, è quella, appunto. Ma se lo so, ne parlò anche a me. È una sciocchezza, signora. Una pura e semplice sciocchezza nata da questo. Che la moglie del Ciampa, litigando, come fa sempre, con le donne del vicinato che le danno la baia per tutti quegli anelli che tiene alle dita, si vantò, dice, che uno di questi giorni, per farle crepare di invidia, sarebbe loro apparsa parata come una Madonna al balcone con una gran collana di queste appendaggi al petto. Questo è tutto. Sai invece, signora, sa cosa si è trovato invece nella borsa di viaggio del signor cavaliere? Un libricino da messa si è trovato, piccolo, piccolo, in amore, le dico, con la rilegatura d'avorio e le pagine dorate. Vedi, figlio! Per te! Aspetti! E anche una scatola di mandorle candite! Quelle che piacciono a te! Ma se l'ho sempre detto io che la tratta come una regina! Bestiaccia ingrata! Ma sarebbe prudente, signor Fifì, sì? Se come spero riesco a far rilasciare il cavaliere questa sera stessa, sarebbe prudente che la signora non gli si facesse trovare in casa. Certo, certo. Ce la porteremo a casa con noi. Almeno per qualche giorno bisognerà compatirlo. Ha un diavolo per capello, povero galantuomo, e minaccia di fare cose dell'altro mondo. Ha ragione! Io non so che cosa farei se fosse al suo posto! Non gli passerà, stia sicuro che gli passerà. Dopo qualche giorno le furie svaporano e tutto ritorna tranquillo, come prima. Ah, privo di Dio! Che bella cosa, signore mie! La santa pace domestica! Signore Dio, aiutaci tu! Questo è lui! Ciampa! Già, e chi ci pensava più a Ciampa? Per Dio santo, già c'è anche lui con la moglie arrestata. E come si fa ora? Come si rimedia per questo poverino? Forse sarà meglio non riceverlo. No, meglio riceverlo, anzi, e cercare di fargli intendere la ragione. Qua
tra me e lei. Ma di che farà cose da pazzi, eh? Faccia quello che vuole, purché poi, alla fine... Oh, che tremore per tutte le vene! Sarà bene che mi ritiri con la mamma, vero? Mi pare! Vieni, vieni, figliuola mia! Lasciamoli soli, tra loro uomini! Ma dove andate voi? Andate ad aprire! Non abbiate paura, ci sono qua io. Oh, madre di Dio, un morto è entrato ed è caduto a sedere. Come? Che è stato? Ma come? Che è stato, caro Ciampa? Siete forse caduto? No, niente. Sturbo. Piccolo sturbo. Oh... Mi si sono rotti gli occhiali. Ecco, sedete. Qui c'è la sedia. Grazie, lo sento. Come? Perché no? Perché no? Ma se non vi reggete i piedi? Non dubiti. Sette spiriti ho io come i gatti. Ora mi ripiglio, ma tanto me ne vado via subito. La signora? La signora, Ciampa, è di là. Capirete che in questo momento non può parlare con voi. Parlare? Che bisogno più di parlare? Dove è fatto? Oh, ma il fatto, caro Ciampa, non è come voi forse vi immaginate. Negativo. Negativo. Verbale assolutamente negativo. Ecco, sentite, ve lo dice il signor delegato. Va sicuro che non avete proprio ragione di star così? Me l'assicura lei. No, gli atti, Ciampa, gli atti, il verbale, capite? Lo dice il verbale. Oh. Quando lo dice il verbale. Ma certo, se un fatto risulta assolutamente infondato per constatazione legale, dovete per forza ammetterlo. Ma non ho difficoltà. Dovrei consegnare certi oggetti alla signora. Ma quelli che avete ritirati da Palermo? Potete consegnarli a me se volete. Non ho difficoltà. Mi parrebbe più giusto, però, perché c'è qua il signor delegato che li consegnasse a lui. Ma sì, a lui o a me. E sono certi oggetti che Ciampa ha ritirati dal monte. Ma sta bene, sta bene. Ma potete anche lasciarli lì. Lei dà poi tanto peso alle formalità di un verbale. Ma no, che c'entra? Nel verbale è la constatazione di un fatto, come va spiegato il delegato. Precisamente, legale. E sta bene. Voglio che sia anche questa constatazione legale di un altro fatto. Che io consegno qua al signor delegato certi oggetti perché fui mandato dalla signora. Lo so, caro Cham. Lo sa. Allontanato con questo incarico e lei deve constatare il fatto che io, da umile servitore, sono andato, sono ritornato, disimpegnando l'incarico e consegnando qua, come consegno a lui, questi due oggetti, uno e due, basta. Non voglio altro. E che fate ora? Niente, volevo parlare con la signora, non si può, me ne vado. Ma che vorreste dire, scusate, alla signora? Che c'è? Che c'è? Oh. Avete per caso mal di gola voi? Difficoltà di respiro? Per vostra regola, io guardo in terra e conto le stelle, anche senza occhiali. Ma lei? Lei ha forse paura che io parlando con sua sorella... Oh no, che paura! È che mia sorella in questo momento, e v'ho detto, non può. Perché tanto io, quanto il signor delegato, quanto mia madre, che è di là con lei, le abbiamo dimostrato e fatto toccar con mano la follia che ha commessa. E credete, caro Ciampa, che ne è pentita. Pentitissima, vero? Che diavolo, piange? Piange. Piange. Piange, anche perché ve lo può dire qua il delegato. E non dette di tutti i colori. Ah, verissimo, terribile. Ma va sicuro, Ciampa, che non le potreste dir di più di quanto l'ho detto io. Ma che si figura, lei? Che vorrei dire io a una signora? Sua sorella non ha fatto altro che prendere
Il mio nome. Il mio pupo. Si ricorda che ieri qua parlai di pupo? Il mio pupo. Buttarlo a terra sopra una calcagnata così. Perché la signora povera pupa si è creduta anche lei calpestata. La posizione nostra, la mia e la sua, in forma sono uguali. Io qua, lei di là. Ma che vuole che le dica? Una sola domanda volevo rivolgerle. E non alla signora propriamente, ma alla sua coscienza. Che domanda? Ma scusi se dico alla sua coscienza. Signor delegato, mi cerchi? Ma no, che dite? Ma sappiamo bene che siete un galantuomo, Ciampa. Del resto c'è qua lei. E mi piace. Mi piace che ci sia lei, perché così vede il cuore di un uomo che piange, che fa sangue. Sangue davvero. Perché sono stato assassinato. Ma no, che dite? Non ce n'è motivo. State tranquillo, Gianni. Tranquillo. Questa sola domanda, insomma, alla signora, in presenza vostra, volete lasciarmela fare? Ma sì, ecco, ve la chiamo. Beatrice, mamma, vieni, Beatrice. Senti qua Ciampa che deve rivolgerti non so che domanda. Oh, poverino, siete ferito? No. Non è niente, signore. Il guaio è per gli occhiali che mi si sono rotti. Ci vedo e non ci vedo. Ma tanto ormai non ho più niente da vedere. Questa sola domanda a lei, signore. Crede lei? Lasciamo il fatto. Ciò che è accaduto stamattina, lasciamo stare tutto. Crede lei in coscienza? D'avere avuto ragione di fare questo, nonostante che io qua ieri, presente suo fratello. Ma sì, sappiamo tutto, Ciampa. Che finanche le portaste qui vostra moglie. Permettano. Lasciano dire a lei. Perché può darsi che la signora, nonostante tutto, abbia voluto colpire anche me, credendo d'avere tutta la ragione per farlo. È così? Mi risponde in coscienza. No, io a voi... La signora non voleva colpire voi, caro Ciampa, tanto è vero che vi volle allontanare mandandovi a Palermo. Ecco già, io, come dice il delegato... No, signora, non è possibile che lei non l'abbia pensato a me quando per ben 2 ore... Io qui, ieri, non feci altro che mettere le mani avanti. Sì. E per questo volevo andarvi a Palermo. Per avere mano libera qua. Su vostra moglie e su mio marito. Senza pensare a me. Senza pensare a voi. E perché? Che ero io? Pietro da filare. Mi gettava a terra, mi pigliava con 2 dita, così come uno strofinaccio qualunque. Mi buttava in un canto, proprio come... se non ci fosse da fare nessun conto di me. Ma io voglio ammettere tutto. Voglio entrare nella sua coscienza fino in fondo. Voglio ammettere pure che lei non si sia fatta scrupolo di colpire anche me, perché secondo lei io sapevo tutto e mi stavo zitto. È così. Mi risponde. È così. Poiché lo dite voi stesso, sì, è proprio così. Ah, allora uno che poniamo è guercio, lei gli appende un cartellino alle spalle, popolo, è guercio. Ma no, cosa c'entra? Ma lasciamo stare il guercio, dico, tutti si possono accorgere senza bisogno di cartellini. Lei mi deve provare, signora, che uno solo, in tutto il paese, potesse sospettare di me quello che lei ha creduto. Che uno solo potesse venire a dirmi in faccia: Ciampa, tu sei becco e lo sai! Ma veramente, non poteva venire in mente.
Ma la signora potrebbe dire se non lo sapevano gli altri, era nota a voi e tanto basta. È vero, non lo neghi, io ho bisogno della sua coscienza, signora, non del verbale. Dica. È vero. È vero, sì. Oh, sì. Ora, io parlo non per me, parlo in generale. E che può sapere lei, signora? Perché uno tante volte ruba, perché uno tante volte ammazza, perché uno tante volte... Poniamo, brutto, vecchio, povero, per l'amore di una donna che gli tiene il cuore stretto come in una morsa, ma che intanto non gli fa dire ai, che subito glielo spegne in bocca con un bacio, per cui questo povero vecchio si strugge, s'ubriaca. Ma che può sapere lei, signora, con quale doglia in corpo, con quale supplizio questo vecchio può sottomettersi fino al punto di spartirsi? Spartirsi? L'amore di quella donna con un altro uomo, bello, giovane, ricco, specialmente poi se questa donna gli dà la soddisfazione che il padrone è lui e che le cose sono fatte in modo per cui nessuno se ne potrà mai accorgere. Ma Ciampa! Parlo in generale, badiamo, non parlo per me. È come una piaga questa, signora. Una piaga vergognosa, nascosta. E lei che fa? Stende la mano e la scopre così. Pubblicamente! Cambiamo questo discorso. Veniamo a noi. Io, signora, sapevo che lei aveva sospetti su mia moglie e su suo marito. Gelosia! Chi non ne ha quando si vuol bene? Compatisco anche i delitti, signora, si figuri se non avrei compatito lei per la gelosia. Era venuto qua ieri apposta per farla parlare, per farla sfogare. Lei aveva un sospetto e non glielo volevo levare. Perché io so che codesti sospetti più si vogliono levare, più si raffermano. Se lei avesse parlato seriamente con me, io me ne sarei tornato a casa e avrei detto a mia moglie: psst, fagotto, e via. Oggi mi sarei presentato dal signor Cavaliere, bacio le mani, ma non posso star più con lei. E perché, caro Ciampa? Perché non posso star più con lei. Ho altri affari. Così si fa, signora mia. E perché crede che io ieri le portai qua mia moglie? Ma per farla scattare, per farle scatenare dalla bocca tutta la tempesta che lei covava dentro, glielo gridai finanche, parli lì, 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 parli, parli! Ma lei non volle dire niente, volle gettarmi così a terra, assassinarmi. Che vuole che faccia io ora?
Mi dica lei che cosa devo fare. Tenermi questo sfregio. Comprarmi una tastiera con bei pennacchi per fare la mia comparsa in paese e tutti i ragazzini dietro in baldoria a gridarmi beh, e io pacifico, sorridente, a ringraziare a destra e a sinistra. Ma dove? Perché? Che sfregio? Che testiera? Che ragazzini? Se non c'è stato niente. Niente di niente, niente assoluto. Perché lo dice in verbale, vero? Ma chi vuole che creda a questo suo verbale? Dopo tanto scandalo, guardia, delegato, sorpresa in casa, arresto. Va bene, ma con risultato negativo. E dunque? Signor delegato, sono macchie d'olio che non si levano queste. Diranno... Si tratta di un cavaliere. Hanno accomodato le cose. E come resto io? Lei, signora, poteva prendersi questo piacere se credeva che suo marito si fosse messo con qualche ragazza, senza però variamo né padri né fratelli. Dava una lezione a suo marito. Non c'erano altri uomini di mezzo e tutto si sarebbe accomodato alla meglio. Ma qua c'era un uomo di mezzo, signore. E come non pensò a me e lei? Perché ero niente io. Era da buttare. Lei ha scherzato. Si è passato questo piacere, ha fatto ridere tutto un paese. E domani rifà la pace con suo marito. E io? Per lei, signora, sarà finito tutto. Ma io? Resta col verbale che non c'è stato niente. E devo sopportarmi domani che tutti vengano a dirmi in faccia con occhi dolenti, non è stato nulla, ciampa, la signora ha scherzato. Signor delegato qua, mi tasti il polso. Come? Perché? Mi tasti il polso e dica se si avverte un battito di più. Io dico qui con la massima calma, testimonio lei, testimoni tutti, che questa sera stessa, o domani, appena mia moglie torna a casa, io con l'accetta le spacco la testa e non ammazzo soltanto lei, perché forse farei un piacere così alla signora, ma ammazzo anche lui, il signor cavaliere, e per forza, signori miei, per forza. Che? Che avete detto? Voi siete pazzo? Chi ammazzate? Tutte e due, per forza, non l'ho voluto io, non è colpa mia. Voi non ammazzate nessuno perché non avete né diritto né ragione, ma seppure l'aveste, ci saremo qua noi a impedirvelo. Ci sono qua io. Signor delegato, me l'impedisce oggi? Anche domani. E io l'ammazzo dopodomani. Sai come si dice da noi? Guai a chi è morto nel cuore di un altro. Io sono calmo, signor delegato. Lei mi è testimonio che io non volevo questo. Mi ci hanno buttato in questo fosso. Ma con questo sfregio in faccia, davanti al paese, se lo scrivono bene in mente, io non resto!
Ma se ve lo dico io, ora, se ve lo dico io, Ciampa, che non ne avete nessuna ragione. Me lo dice ora, lei, signora. Lo riconosce ora che non doveva mettere a questo cimento un uomo. È troppo tardi, signora mia. Ma se ve lo dice lei stessa, scusate, che non c'è stato niente. Non c'è stato niente. Giù. Signor Fifì, lei a me non me lo deve dire. Ma se lo scandalo è stato per una pazzia. Per una pazzia! Per una pazzia, Ciampa! Per una pazzia, ve lo conferma la stessa signora. Se ve lo dice lei, ve lo confermiamo tutti. Una pazzia! Una pazzia! Una pazzia! Una pazzia! Oddio mio! Oh, che bellezza! Che bellezza! Signore, pacificamente. Oh, che bellezza. Sì, signore. Sì, signore. Si può aggiustare tutto pacificamente. Oh, che respiro! Mi metterei a ballare, a saltare per il gran peso che mi sono levato dal petto. Ma che bellezza! Le mie mani. Le mie mani possono restare pulite. Pulite. E io me le bacio. Me le bacio. Me le bacio. Lei, signora, vada a prepararsi. Subito, subito. Io? Perché? Io ascolta a me. Vada a prepararsi, non c'è tempo da perdere. Ci arriva, ci arriva, ci arriva. Ma perché? A cosa devo arrivare? Che dice? Dove volete che arrivi la signora? Ma sì, voi fana. E lei, signora Assunta, vadano ad aiutarla a mettere un po' di biancheria, abiti, una valigia, ma facciamo presto, per carità, perché non c'è tempo da perdere. Ma insomma, perché? Devo partire. E dove devo andare? Ma vi ho dato di volta il cervello? A me? No, signora! Andate di volta a lei il cervello, signora mia! Ma scusi, l'ha riconosciuto suo fratello Fifì, lo riconosce il delegato, la sua mamma, lo riconosciamo tutti! E dunque, lei è pazza! Pazza! È pazza! E se ne va al manicomio è semplicissimo! Figlia, che dica? Al manicomio io? Io al manicomio? Lasciamo il manicomio, diciamo, casa di salute, signora, 3 mesi, villeggiatura. Ma ci andrete voi al manicomio? Voi! Uscite fuori! Fuori di casa mia! Subito fuori! Ma dove mi manda lei, signora? Ma badi... Che nel suo interesse io parlo. Mi sembra che siano proposte da fare, codeste. Ma dove siamo? Anche lei, signor Fifì. Ma non comprende che questo è l'unico rimedio per lei stessa. Per il signor Cavaliere, per tutti. Ma non capisci che sua sorella ha svergognato. Anche il signor Cavaliere dovrà dare anche a lui una riparazione di fronte al paese. Si dice è pazza. E non se ne parla più, si spiega tutto. Pazza, pazza da chiudere, da legare, solo così. Io non ho più niente da vendicare, mi disarma. È pazza. Posso più farmene di una pazza? E basta così. Il signor Cavaliere non ha più da vergognarsi.
Domani comparendo tra i suoi amici e la signora va a farsi 3 mesi di villeggiatura. Via. Via. Sbrighiamoci. Che meglio di così non si potrebbe fare. Ma la signora deve partire assolutamente questa sera stessa. Eh sì, è giusto, capisci? È per finta. Ma chi? Io? Tu sei pazzo? Io al manicomio. Me lo sente dai mamma? Io al manicomio? Figlia mia, è per rimedio. Non senti? È per rimedio, signora. Pare anche a me la soluzione migliore. Pensi anche al signor Cavaliere, signora. Ma cosa dite? Volete davvero che io passi per una pazza? Davanti a tutto il paese. Ma davanti a tutto il paese, lei, signora? Non ha bollato con un marchio di infamia 3 persone? Uno d'adultero, una di sgualdrina e me di becco. Ma lei vorrebbe dirlo soltanto d'aver commesso una pazzia. E non basta, signora mia. Lei deve dimostrare d'essere pazza. Pazza davvero, da chiudere. Pazzo da chiudere? Sarete voi! Non lei, signora, per il suo bene. Ma scusi, lo sappiamo tutti quanto lei è pazza. Adesso deve saperlo anche tutto il paese. Non si allarmi, signora, non si allarmi. Niente ci vuole fare la pazza, credo a me. Guarda che glielo insegni io come si fa. Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità, nessuno ci crede e tutti la prendono per pazza. Sapete che io ho ragione e che avevo ragione di fare questo! No, volti pagina, signora! Se lei volta la pagina vi leggerà che non c'è più pazzo al mondo di chi crede d'avere ragione. Via, vada, vada! Si prenda questo piacere di fare per 3 mesi la pazza davvero. Ma le fare cosa da niente? Fare il pazzo? Ma potessi farlo io come piacerebbe a me? Sferrare, signora, qua per davvero tutta la corda pazza, cacciarmi fino agli orecchi il berretto a sonagli della pazzia e scendere in piazza a sputare in faccia alla gente la verità! La cassa dell'uomo, signora, comporterebbe di vivere non 100, ma 200 anni. Sono i bocconi amari, le ingiustizie, le infamie, le prepotenze che ci tocca di ingozzare, che ci infracidano lo stomaco. Il non poter sfogare, signora! Il non poter aprire la valvola della pazzia! Vuoi capirla, signore? Ringrazi Dio. Sarà la sua salute per altri 100 anni. Cominci. Comincia a gridare. A gridare. Comincio a gridare? Forza.
in faccia a suo fratello. Forza, in faccia al delegato. Forza, in faccia a me. E si persuada, signora, che solamente da pazza lei poteva pigliarsi il piacere di gridarmi in faccia. Beh, beh, beh. Mio padre, sant'anima, me lo dirà lui come mi devo regolare. Anzi, andate, Saracena, andate a chiamarlo. Oh, per carità, signora mia, per carità, pensi allo scandalo. Non me ne importa niente. Badi che vostra signoria si rovina. Oh, mi libero, mi libero, mi libero. Andate, Saracena, non perdiamo più tempo. Un momento, un momento, signora mia, ma a lui mi perdoni, al marito di questa buona donna, oh. Se è vero. A lui a Ciampa. Vossignoria ci ha pensato? A tutto, ho pensato, anche a lui non ve mischiate. So dove devo mandarlo. E che ce n'è bisogno? Dove vuole mandarlo? Ma ci pensano loro a mandarlo via. Ma già stia certa che appena il padrone arriva e sale al banco, lui volta le spalle e se ne va da sé. Chi? Ciampa? A voi siete pazza?
Che volete dare a intendere alla signora? Che ciampa, sa tutto e si sta zitta. Ma statevi zitta voi che non sapete nulla. Voi sbagliate, sbagliate di grosso. Guardate che ciampa se l'è tenuta sempre la moglie, come la vista degli occhi. Già, come la vista degli occhi. È orbo, con quel paio d'occhiali che vi sembra un barbagianno. Oh, Gesù e Maria, che vuol far nascere questa femmina? Per carità, signora mia, per carità, non le dia retta. E vossignoria lo conosce, ciampa. È al servizio del cavaliere, ma una testa che Dio ne scampi. E se gli gira il cervello? E casomai finisce come i fuochi d'artificio, un pim, pam, allevati. Ma come? Vede la moglie con le buccole da signora alle orecchie, quattro anelli alle dita, domani le vede in petto una bella collana, a pendagli. E che cosa crede che se li sia comperati lei da sé, con i suoi risparmi? Allevati. Quando il padrone è al banco, lui è sempre in mezzo alla strada, col naso all'aria, che va girando di qua e di là. E comandato, comandato il galantuomo, mandato in servizio, se lo tengono per questo. Ma lo sanno tutti, che ogni qualvolta esce dal banco, tira sulla spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Già, e il padrone la leva. Ma se ci mette anche il catenaccio? E il padrone ha la chiave. Oh, insomma, lo finite. Ho detto d'uscire fuori di non immischiarvi. Ciampa, ce lo togliamo dai piedi, lo faccio partire ora stesso, anzi voi falla, venite qua. Oh, ma non rischiate a fargli capire. Posso fidarmi di voi? Oh, signora mia, mi passa il cuore. Io l'ho tenuta in braccio da bambina, non vuole fidarsi di me. Via, 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 non piangete adesso. Vossignoria ha un fratello, ha la mamma, vossignoria, e si consigli con loro che sono sangue suo e non possono tradirla. Basta, v'ho detto, non voglio sentir più nessuno. Avete inteso che deve finire, e non se ne deve parlare più. Bel fratello io. E mia madre, povera vecchia, come se non lo sapessi quello che mi direbbero. Via! E chi? Ma chiudi gli occhi, uomini. Non ti toglie niente, eh? Io sto scoppiando qua. Io ho la tentazione di ammazzarlo tutte le notti, Saracena. Lo dici a me. Quando me lo vedo alato nel letto, che dorme. E intanto inghiotte nel sonno, così. Come se succhiasse beato. Mentre io mi dimeno di qua, di là, e mi sento crescere le unghie, sì, sotto i piedi, è Dio, è vero? No, io dico che dobbiamo offrirla a Dio, signora mia. Ma quando mai, mi scusi, gli uomini si sono presi così di fronte, a petto? Usare la forza con chi è più forte di noi? A piano piano, signora mia, d'accanto, e non di fronte. Col garbo e la buona maniera si riportano gli uomini a casa. Eh già, mi piace. È per essere così qua tutte le donne. Gli uomini ho toppe da scarpe ne fanno di noi. Questo in coscienza la mia signora non può dirlo. È trattata in casa come una regina. Il cavaliere è prudente, la rispetta e non le ha fatto mancare mai nulla. Ma vi volete star zitta? Prudenza, già. Rispetto, abbondanza, la casa piena. E fuori, lui che fa? E la mia pace, e il mio cuore. Guardate dentro voi, e quello di fuori, lo nascondete? La chiama coscienza. Questa al mio paese si chiama nascondere il sole con la rete. Priva degli occhi, signora. Per vostra norma, io la penso in altro modo. Con me non si nasconde nulla. E gli uomini, ne hanno a che vedere con me prima, li faccio tremare. E se potessi scannarli tutti, sarebbe la mia festa. Oh, alle corte. Siete venuta voi, sì o no, a chiamarmi fino a casa? Comandata, comandata. Non ho potuto farne a meno. Oh, bella, perché non sono stata comandata anch'io. Saracena, parola della signora. Aiutatemi, mio marito con la tal dei tali, così e così. Sappiatemi dire se è vero, la mia casa è un inferno, me ne voglio uscire ad ogni costo. Ma detto così... Sì, sì, e voglio uscirmene. Subito, una volta per sempre. Oh, madre di Dio! Ma che madre di Dio! Una casa dove è entrata la gelosia distrutta è finita. Terremoto perpetuo, e ve lo dice la Saracena. Ci fossero figli di mezzo. Ma è questo il vero guaio qua, che non ce ne sono. I figli, si sa, legano mano e piede una povera madre. E per amore dei figlioli una madre si presenta così, legata al marito, come ai giudei. E gli dice anche, ammazzateli.
Ma qua, figli, per grazia di Dio non ce n'è. Dunque, perché dovrebbe crepare in corpo questa povera signora se dice che se ne vuole uscire? Dice così? Ma piange intanto? Di rabbia piango. Se lo avessi qua lo squarterei. Dite, dite, Saracena, posso sorprenderli insieme davvero? Domani stesso? Come due uccellini dentro al nido. A che ora arriverà domani il padrone? Alle 10. E Vossignoria faccia conto che alle 10:30 li prende tutte e due ad occhi chiusi, belli vivi vivi. Una bella denuncia al delegato, signore, e a tutto il resto penso io. Ma mi dica una cosa, è vero che il padrone prima che da Catania doveva passare da Palermo? Sì, è vero. Perché? Perché so che... No. No, niente, signora, niente, niente. Dite, dite, che sapete? Ma di un certo regalo che le ha promesso di portarle da Palermo. A lei? Un regalo? Una bella collana, sì, signora, a pendaglio. Non siete donna voi, diavolo, siete. Scriva, signora, scriva la denuncia, scriva. No, 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 è meglio che io scoppio. È meglio che faccia venire qua il delegato Spanò persona. Siete contenta ora? Come non vi fate coscienza di attizzare questo fuoco? Di rovinare così una famiglia? Oh, che diavolo dite? Coscienza, fuoco! Mi faccia il piacere, signora. Ma non le date retta, lasciatela perdere. No, mi scusi, ma glielo dica che io non ho fatto altro che obbedire a un preciso ordine di Vossignoria. Ma volete dar conto a lei? A me? No, signora mia, io sono la sua serva, ma Dio sì. Perché a Dio dobbiamo dar conto tutti fuori, in cucina, e fatevi gli affari vostri. No, no, un momento, signora, aspetti. E anche voi qua. L'anima ce l'abbiamo tutti. Servi e padroni davanti a Dio. E non voglio chiacchiere io sul mio conto. Qual è la coscienza, la vostra? Che vedete con questa povera signora piangere lacrime di sangue, patire le pene dell'inferno e... Non è niente, pazienza, lo fra Dio. Questa è la coscienza? Questa, questa. Per chi ha timore di Dio. Ah... Allora un uomo vi tartassa.
Vipesta! Deve finire! Deve finire! Andate a chiamare Ciampa subito. E voi, Saracena, il delegato Spalò, pregatelo a nome mio di venire qua subito, subito. Al contrario, signora. Come sarebbe al contrario? Ci mandi lei dal delegato. E a Ciampa ci penso io. E sapete andarci voi dal delegato? Oh, se vostra signoria me lo comanda. Ho portato che io... Oh, signora, ma non si ponga in mente neanche voi, oh. Che qua deve nascere per forza una tragedia. Ma neanche per sogno. Oh, signoria, una lezioncina gli deve dare. E basterà. Guardi, mio marito sono già 4 anni. Lo cacciai a pedate fuori dalla porta. Mi viene ancora appresso come un cagnolino. E non si allontana se non quando mi volta a fulminarlo con gli occhi, così! Trema tutto. E dunque, una lezioncina. Si riducono con la coda fra le gambe, che è un piacere. Allora, me ne vado. Oh, siamo intese, vero? Oh, signoria, è ferma, non facciamo che... Ferma! Ferma! Fermissima! Per domani? Per domani! Bacio le mani a vossignoria e vado a chiamare Ciampa. Suona! Aspettate! Forse è mio fratello, oh! Se lui, mi raccomando! Se vossignoria vuole che non parli! L'ho fatto venire apposta per concertare la partenza di Ciampa. E che ce n'era bisogno, signora? In queste cose è meglio essere in poche. E già c'era di troppo Fana qui. Oh, Fana è fidata, non temete. Mio fratello, lasciate fare a me. È una mia pensata. Oh, serva di vossignoria. Ah, voi qua. Stavo per andarmene. Andate, andate. Siamo intese? Aspetto subito Ciampa. Faccia conto che qua. Bacio le mani. A tutti e due. Che hai da spartire tu con codesta megera? Io niente. Era venuta per un servizio. E non sai che una signora per bene non può riceverla senza pericolo di compromettersi? Già, perché conosce tutte le vergogne e le infamie di voi maschiacci. E avete paura che le mogli o le mamme vengano a conoscerle. Brava, sì. Coltivati sempre codeste belle idee, tu. E poi mi saprai dire dove andrai a finire. Oh, lo so bene dove andrò a finire, non te ne curare. Per voi altri tutto lo studio e di tenermi qui zitta all'oscuro di tutto. Sei piena di veleno per tutti. M'hai riportato il denaro? Te l'ho riportato. Ecco, perché parli così. Ricordo quando ti bisognò questo denaro. Sorellino mio, aiutami, tu che sei tanto buona, salvami, ho giocato perduto, sarebbe il disonore. E sai bene che fui costretta a ricorrere a questa megera che una signora per bene non può ricevere senza pericolo di compromettersi. Proprio per te, per mandarla a Palermo a mettere impegno di nascosto di mio marito, un paio d'orecchini e un braccialetto. Ah, l'hai fatta venire per quel pegno. Dada. È tutto? Ci manca qualcosina. Lo sapevo. Quanto? Se tu avessi potuto aspettare, non dico molto, altri 15 giorni. No, eh? Non capisco perché tutta codesta furia. Io voglio che per domani sera orecchini e braccialetto siano di nuovo in casa. Ho fatto venire Ciampa proprio per questo. Lo faccio partire ora stesso. Forse tuo marito ha sospettato. Non deve arrivare domani. Appunto. Perché deve arrivare domani. E chi ti capisce? Hai da pararti con tutti i tuoi ori per ricevere domani tuo marito. E come? Devo fargli un'accoglienza. Vedrai. Vedrai che festino. Ecco Ciampa. Dammi il denaro, ne manca molto? Tieni, conta tu, non so, mi pare che siano 3 carte da 100. E una da 50. Ah. Mancano 150 lire. Te l'ho detto, se tu avessi potuto aspettare. Basta, basta, ce ne rimetterò io, puoi andartene. C'è Ciampa, vuole che passi? Sì, fatelo entrare. Aspettate. Voi andate intanto, dove v'ho detto? Dal delegato? Lo pregherete a nome mio di venire qua. Se viene subito, fatelo entrare di là, nello studio. Portatevi il chiavino e fate presto. Va bene, prendo lo scialle e vado. Ma si può sapere che diavolo stai concertando? Che è tutto questo mistero? Ecco Ciampa, zitto! Faccio le mani alla mia signora.
Caro signor Vevé, esposto ai comandi della signora. Sempre esposto voi, caro Ciampa. Sì, signore, tante volte, come Cristo alla corona. Ma a termine d'educazione, se non mi inganno, esposto ai comandi. Oltre che dovere mio qua, da umile servitore. Via, servitore voi. Padroni tutti siamo qua, caro Ciampa. Voi Fifì, mio marito, io, vostra moglie che so, mia madre, Falla, tutti uguali. E non so se io, anzi, non sia sotto a tutti. Per carità, eresie, signora, ma che dice mai? Lasciatela dire, dice così perché tutte le donne, secondo lei... Ah no, non tutte, no. Certe donne. Perché certe altre poi ce n'è, che sanno prendervi con le buone, per farsi manse e manse, che vi sanno lisciare così, e queste stanno sopra tutte, anche se vengono dalla strada. Permette, signora, lei ha nominato anche mia moglie? No, dicevo così in generale, fa la mia madre io, vostra moglie... Tutte donne, e tutte uguali. Mi perdoni, chiedo scusa anche a lei, signor Fifì, ma mi sembra che mia moglie... Anche in un discorso così generale, c'entri come Pilato nel credo. Io sono a servizio e sta bene, ma mia moglie è ben conservata, dico, per casa sua. Ed è mia cura che non vada per le bocche della gente, né per bene né per male. Ne siete veramente così geloso che adombrate solo a sentirla nominare? Caspita. No, signora, marcio con un principio. Moglie... Sardine e acciughe, e queste sotto olio, sotto saramoia. La moglie sotto chiave, eccola qua. Bel principio per mia sorella. A ognuno il suo, caro signor Fifì. Quasi che chiudendo la porta, devi dirgli, non restasse poi aperta la finestra. Va bene, signora Mobili, ho del marito a chiudere la porta. Oh, davvero non avrò...